Sono tutti da RCLG Passione Motori, continua la storia degli speed test. Siamo con il Crathon V4 BLX 6S. In questo caso abbiamo cambiato il pignone, che è un 15T, quello più lungo. Sì, esatto. Se non mi sbaglio, e proviamo a rifare lo speed test come abbiamo già fatto con la modalità originale, con l'accoppiamento originale. Vediamo cosa riusciamo a spuntare. La macchina è completamente stock, eccetto per il pignone. Eccetto per il pignone. Esatto. Andiamo, vediamo cosa spuntiamo. Dovremo riuscire a passare i 90. Speriamo, sì. Abbiamo fatto 86. Sì. Questa è costana, perché quando mi giro devo vedere. Non mi sembra male. Vediamo. Vediamo che si è fatto. Vediamo un po'. 97 km all'ora. 97 km all'ora, ragazzi. 97 all'ora. Sì, con rapporti più lunghi, 97 km all'ora. Se non mi sbaglio, c'è qualcuno che ha fatto di più, 100? Ti hai visto? Io ho visto il buon UC Playground, ha spuntato 98, quindi possiamo ritenerci più che soddisfatti. Dai. Possiamo anche riprovare, possiamo anche riprovare. Secondo me posso tirare un po' di più, vero? Sì, se ce la fai a fermarti là in fondo. Nel senso, forse sta un po' più a stecca, perché forse tolgo un po' presto. Sempre no? 97 no, per però ora. Mi sembrava un ballato, no? Sai, forse con un po' più di allungo, proviamo un altro passaggio. Stammi su più sulla sinistra. Ti sto qui dentro? Che quando mi giro devo fare un po'. Vai. Posso anche andare dall'altra parte nel caso. Ho pulito. Perché mi ha preso una piega. Oddio, come l'ho visto male. No. Ci sono. Dai 97. Siamo sui, vediamo se riusciamo a farlo vedere. Eccolo qua. Si vede bene. 97. Ragazzi, comunque possiamo ritenerci soddisfatti, direi. 97 km/h, dai, per un modello stock va bene. Quanto è aggressivo sto mezzo. Tende un cappellino, non è semplicissimo, tende un po' a muovere, lo abbiamo irrigidito ancora. E poi soprattutto le ruote tendono a fare molto ballooning. Tendono a fare molto ballooning e non lo so se dal video, dall'audio si sente, ma si sente anche un rumore onestamente un po' accio. Cioè un po' un rumore non bellissimo, quindi non è proprio bello. Poi se ti scappa, comunque non siamo una strada proprio larghissima, quanto saranno due carreggiate, quindi
E onestamente schiantarlo in un marciapiede a 90 all'ora mi dispiacerebbe. Anche a me. Ci accontentiamo di 97, ci sembra un buon risultato. Ci sembra un ottimo risultato. Magari potremmo, logicamente si potrebbe forse fare qualcosina di più, lavorando sull'assetto, avendo un assetto più stabile, riuscendo, cioè così si riesce a spalancare un po' prima, perché devi farlo allungare parecchio e poi spalancare, perché sennò tende a muovere e non vai dritto. Esatto. E quindi ci accontentiamo. Io sono contento, spero che anche molto anche contento. Io 97 km orari, Kraton V4 6S. Mi sembra vada anche troppo forte, cioè nel senso serve per fare uno sparo e basta, perché poi se lo si deve guidare è molto meglio lasciarlo con il rapporto originale. Assolutamente. Anzi, sì. Non dimentichiamo che scalda, quindi adesso potremmo fare anche, diciamo, adesso non è certamente caldo, nel senso la temperatura ambiente, siamo in inverno, è freddino. Quindi sicuramente non avrà scaldato chissà quanto. No, non ha scaldato un cazzo, ma fuori è freddo. D'estate, se fa una cosa così, logicamente, insomma, non è tanto consigliabile. Per fare un 2-3 spari, poi dopo finisce lì. E poi si guida anche peggio se lo si usa in sì. una pista come faremo noi nella nostra tanto amata e futura pista che vedrete tra poco. Assolutamente. Sicuramente si guida peggio perché va troppo forte. Quindi niente, dai, comunque finita qua. Cliccate like, iscrivetevi al canale, condividete il video con i vostri forum e sui vostri social se volete, e restate collegati perché ne vedrete delle belle. Un salutone da me, dal Kraton V4 6S DLX e da Fabri dietro la fotocamera, che ringrazio come al solito tantissimo. Grazie a voi, ciao ragazzi. Ciao.